Prima cosa, vabbè, poi riprendiamo l'esercizio dell'altra volta, c'era stato un errore banale, no? Che poi correggiamo e lo continuiamo, perché non è finito. Io volevo fare anche una seconda parte di quell'esercizio. Torniamo al discorso degli integrali curvilinei di forme differenziali. Se vi ricordate, una forma differenziale, omega di x sta in un aperto A contenuto in Rn, si scrive come la somma per i che va da 1 a n grande di A con i di x dx con i, che è un elemento per x fissato, è un elemento di quadri Rn. Questi sono i coefficienti della forma. E adesso vogliamo dare un esempio molto semplice di una forma differenziata, che è il differenziale di una funzione. Prendiamo f appartenente a C1 di A, chi è il differenziale di f? È la forma differenziale somma per i che va da 1 fino a n di df in dx con i x dx con i. Questo è il differenziale. Allora, guardate che è una definizione che si raccorda con la definizione che abbiamo dato in analisi 2. Perché in analisi 2 noi abbiamo dato la definizione di differenziale in un punto, la richiamo qua. In un punto x con 0 noi abbiamo f di x è uguale a f di x con 0 più L applicato a x meno x con 0 più o piccolo di x meno x con 0. Questo L, che poi questa quantità, facendo i conti, abbiamo dimostrato che è uguale al vettore gradiente di f calcolato in x con 0 scalare x meno x con 0, l'applicazione L di v uguale somma per i che va da 1 a n derivata parziale di f calcolata in x con 0 calcolata rispetto a x con i calcolata in x con 0 per v con i, questa è un'applicazione che prende v che sta in Rn, ha valori L di v sta in R ed è un'applicazione lineare. Semplicemente nel caso diciamo della formula di Taylor al primo ordine, qua era meglio scrivere o piccolo della norma di x non x con 0. Allora, nel caso della formula di Taylor, semplicemente deve essere calcolata sul vettore spostamento, cioè x meno x con 0. Okay? Quindi noi abbiamo, se vi ricordate, la solita approssimazione della f, abbiamo il valore della funzione nel punto x con 0, più questo è diciamo il valore di un certo funzionale lineare calcolato nello spostamento. Questo funzionale lineare non è altro che il prodotto scalare tra il gradiente della funzione e lo spostamento da x con 0. Tutto quello che avanza, se f è di classe C1 per esempio, è di ordine superiore alla distanza, diciamo alla norma dello spostamento. Allora, se vi ricordate, la definizione di differenziale era, cioè il gradiente era il vettore A, chiamiamolo A. L di V, il differenziale in un punto, era l'applicazione lineare che a V associava A scalare V. Questo non è altro che il gradiente scalare V. Chi è adesso
la forma differenziale, il differenziale di f, visto come forma differenziale, non è altro che l'applicazione che a x associa il differenziale della f nel punto x. Si raccorda perfettamente, perché il differenziale della f nel punto x è un elemento uguale di Rn, un'applicazione lineare da Rn in R, e i coefficienti della forma, cioè le derivate parziali, no? A questo punto, se in x con 0 sono le derivate parziali di x con 0, in x saranno le derivate parziali in x. E le derivate parziali chi sono? Sono dei coefficienti almeno continui, perché f era c1. E quindi otteniamo una forma differenziale, come abbiamo definito mercoledì. Ok? Quindi questo è un diciamo esempio molto semplice. Possiamo a questo punto dare una definizione? Se esiste f appartenente a c1 di a tale che omega uguale df, allora omega si dice esatta. Quindi una forma differenziale è esatta quando è il differenziale di una funzione. Ora, questa proprietà non è goduta da tutte le forme differenziali, è banale questa verifica. Perché? Una verifica immediata che si può fare, osservazione, potremmo chiamarla proposizione, ma secondo me è pretenzioso, meglio dire osservazione, sia omega una forma differenziale di classe C1 su A. Quindi omega di X è uguale a somma per I che va da 1 a n grande di A con X dx con I. Se omega è esatta, allora la derivata parziale di a con i di x in dx con j deve essere uguale alla derivata parziale di a con j in dx con i, pure calcolata nel punto x, per ogni x appartenente ad a e i e j compresi tra 1 e n grande. La dimostrazione è facilissima. Allora, noi abbiamo preso una forma differenziale, attenzione, che se f è di classe C1, df come forma differenziale è di classe C0. Quindi noi abbiamo preso una forma differenziale di classe C1. Quindi se questo è uguale a df, f sarà di classe C2, perché le sue derivate saranno di classe C. Allora, la dimostrazione è facile. Supponiamo se esiste f appartenente a C2 di A tale che omega è uguale a df, allora avremo che A con I x sarà uguale alla derivata parziale di f rispetto a x con i calcolata in x. E dunque d a con i dx con j calcolata in x, questa è la derivata parziale seconda di f fatto prima rispetto a x con i e poi rispetto a x con j. Ma questo per Schwarz, per il teorema di Schwarz, è uguale alla derivata seconda di f, siccome f di classe C2, fatta rispetto a x con j e poi rispetto a x con i, ma questo non è altro che la derivata parziale di
capitale che omega sia di classe C1, certamente. In tal caso, se omega è esatta, deve valere questa condizione. Questa condizione si esprime dicendo che omega è chiusa. Questa qua, questa condizione qua, se e solo se per definizione, omega è chiusa. Quindi l'esattezza di una forma differenziale implica la chiusura. Sotto ulteriori ipotesi potremo vedere che una forma differenziale è esatta se solo si è chiusa, ma sotto ulteriori ipotesi non sempre è vero. Poi vedremo bene perché e per come. Ok? Però non tutte le forme differenziali sono chiuse, no? Per esempio, facciamo un esempio. Se io prendo, che ne so, y quadro di x più x quadro di y, questa è una omega di x, no? Definita su tutte le due, questa non si sogna per nulla di essere chiusa, perché quando vado a fare, allora, questa qua quanti coefficienti ha? Qua stiamo usando la notazione invece di x1, x2, x3, x, y, z, perché stiamo, anzi x, y, perché stiamo in R2. Adesso che devo fare? La derivata di questo rispetto a y e fa 2y, la derivata di questo rispetto a x e fa 2x, non sono uguali, quindi la forma non è chiusa. Se non è chiusa non può essere esatta. Questa è una forma di classe C infinito. Se questa fosse la derivata rispetto a x di una funzione, quando la vado a derivare rispetto a x, deve essere uguale alla derivata rispetto a x di questa che è la derivata rispetto a y, per farsi? Sì. Lo è? No? Allora non può essere esatto. Non è chiuso? Non è esatto. Se è esatto, è sicuramente chiuso. L'abbiamo appena dimostrato. Oh, perché ci interessano le forme differenziali esatte? Ci interessano perché andiamo a fare l'integrale lungo la curva di una forma differenziale esatta. Qui noi abbiamo f appartenente a C1 di A, poi abbiamo phi da A B a valori sul suo sostegno che comunque deve stare dentro A, e andiamo a fare l'integrale lungo phi di df. Allora, vedete, questo per definizione che cos'è? È l'integrale tra a e b in dt. Poi ci devo mettere df è somma e lì che va da 1 fino a n di df dx con i calcolato in x, ma x ci dobbiamo mettere finiti, per la derivata di phi con i in dx calcolato dal punto di
con indet, indet. Questa era la definizione. Allora, se voi andate a fare, allora voi avete phi va da B, diciamo, sottolineiamo solo delle dimensioni, va da R in Rn, poi F va da Rn in R. Come si fa? Allora, quindi F composto phi è una funzione che va da R in R, quindi una funzione reale di una variabile. Allora, come si fa la derivata di F composto phi? Con la regola di derivazione della funzione composta, però nel caso che abbiamo visto quest'anno, perché sebbene la partenza e l'arrivo siano spazi unidimensionali, passiamo, transitiamo per Rn, quindi dobbiamo fare lo jacobiano di F, cioè sarebbe il vettore gradiente di F calcolato in phi di T, scalare il D F phi di T, cioè il vettore delle derivate. Attenzione che lo jacobiano di F è un vettore orizzontale, questo è un vettore verticale, con il prodotto righe per colonne come fa il prodotto scalare. Quindi si trova tutto. Quindi questo, come dire, studiatelo nel dettaglio questo caso, perché vi fa capire bene qual è la differenza. Questa è una funzione da R in Rn, c'è cioè una sola variabile e n componenti. Questa è una funzione da Rn in R, ha n variabili e un solo valore. Quindi questo è il gradiente, questo invece è il vettore della derivata, diverso, ben diverso. Ma se andiamo a fare questo prodotto scalare, chi è? Non è esattamente proprio questo, non è altro che questo. E quindi questo chi è? Questo è l'integrale tra A e B di F composto phi primo T in dt. Questa è una funzione di una variabile, possiamo scrivere la derivata come primo. Ma questo chi è? Non è altro che F di phi di B meno F di phi di A. Quindi noi vediamo a questo punto che l'integrale lungo una curva che va, per esempio, il cui sostegno parte da P e arriva fino a Q. Allora, se questo è Φ e questo è Ψ, se io faccio l'integrale lungo Φ o l'integrale lungo, diciamo, questo è Φ di AB, questo è il sostegno di Φ, questo è Ψ di CD, questo è il sostegno di Ψ. Se io faccio l'integrale lungo phi di def o l'integrale lungo psi di def, e verrà sempre f di q meno f di p. Scusate che c'è entrato appena appena, però si capisce, no? Perché da cosa dipende questa integrale? Solo dal valore della funzione f nel punto finale meno il valore della funzione f nel punto iniziale, quindi non dipende dal percorso, non dipende proprio dalla curva. Qua non è questione di avere una due curve equivalenti, cioè quando le curve erano equivalenti gli integrali curvini di prima specie erano uguali, quando erano equivalenti ed equiverse l'integrale curvilineo di seconda specie, quello delle forme differenziali, sono uguali in generale. Ma se la forma differenziale è esatta, l'integrale della forma differenziale dipende solo dal punto di arrivo e dal punto di partenza. Attenzione che pur non dipendendo dal percorso, dipende però dal verso. Perché se io cambio verso, non mi viene f di q meno f di p, ma mi viene f di p meno f di q. È chiaro? Quindi la peculiarità dell'integrale curvilinea di seconda specie, quello delle forme differenziali, rimane. Allora, qual è questa situazione? L'avete già incontrata questa situazione? Certamente. L'avete incontrata in fisica 1 quando avete parlato di
esattamente, integrati una forza lavoro conservativa lungo una curva. Alla fine il risultato era la differenza dell'energia potenziale in partenza e in arrivo. Ok? E il segno dipendeva se il lavoro faceva, svolgeva il campo, se invece dovevate fare voi fuori il lavoro per produrre il movimento. Lì, diciamo, il campo di forza è meno il gradiente del potenziale per questioni di, diciamo, di notazione standard in fisica. Ma è tutto è perfettamente analogo a questa situazione qua. Quando abbiamo una forma differenziale, l'integrale, per esempio, l'integrale di quella forma differenziale che avevo scritto prima, se ci sta ancora, è questa qua. Questo qua, se lo faccio, dipende dal percorso. Perché la forma differenziale non è esatta. Qual è un altro modo per capire se l'integrale dipende dal percorso? In modo equivalente. Qua ci stiamo avvicinando al primo criterio di esattezza della forma differenziale. Un modo equivalente è quello di dire: io faccio l'integrale su un percorso chiuso, cioè arrivo dove sono partito. Se la forma differenziale è esatta, questo integrale quanto deve fare? Zero, perché f di q e f di p sono uguali, quindi la differenza fa zero. Quindi, ma se io dico che l'integrale lungo ogni cammino chiuso fa zero, posso dire che la forma differenziale è esatta? Sostanzialmente, vedremo il primo criterio di esattezza ce lo confermerà, sostanzialmente sì. Perché pensate a questo cammino, questi due cammini qua. Allora io posso creare chiaramente un cammino chiuso, cioè posso andare prima, uso la φ per andare da P verso Q, e poi uso la ψ, o meno quella che si chiama meno ψ, cioè la ψ con la parametrizzazione fatta al contrario, cioè la curva, una curva equivalente a ψ ma non equiversa a ψ, per andare da Q verso la curva opposta di ψ, per andare da Q verso P. A quel punto cosa posso dire? Che avrò, siccome il cammino è chiuso, l'integrale deve fare 0. Ma l'integrale lungo φ fa un valore, l'integrale lungo ψ fa un altro valore, la differenza, come ho fatto però l'integrale lungo meno ψ, posso dire che la differenza dei due integrali deve fare 0, e quindi che i due integrali devono essere uguali. Quindi se io scelgo un qualunque cammino φ oppure ψ per andare da P a Q, il risultato non dipende dal cammino. Ok? Ok. Va bene. Allora, andiamo a fare qualche esempio. Facciamo un esempio estremamente semplice. Prendiamo quella forma differenziale che sicuramente non era esatta, perché non era chiusa. Prendiamo omega di xy uguale a y quadro di x più x quadro di y. Allora, creiamo dei cammini, curva, cammino è la stessa cosa, che partono dall'origine, siamo nel piano perché la nostra forma differenziale è definita su tutto il piano, e che vadano verso il punto 1, 1. Allora, il cammino più semplice ci posso andare dritto per dritto. Allora, qual è la parametrizzazione? In questo caso φ di t è uguale a t per t
compreso tra 0 e 1. Allora, andiamo a fare integrale di omega lungo phi. Cosa dobbiamo fare? Allora, devo fare l'integrale tra 0 e 1 di y quadro fa t quadro. Qua devo fare dx, ma x è uguale a t, quindi dx è uguale a dt. Poi devo fare più l'integrale di x quadro, ma x quadro è un'altra volta t, quindi un'altra volta t quadro, dy, ma dy è pure uguale a y, pure uguale a t, quindi dy è pure uguale a dt. Quindi mi viene due volte l'integrale tra 0 e 1 di t quadro in dt, che è uguale a t alla terza. Quindi se ci vado dritto per dritto, l'integrale fa 2 terzi. Come ci posso andare alternativamente? Potrei per esempio andare così. Allora, cosa devo fare? Devo fare, allora, chi è psi di t? Allora, psi di t è uguale a t0, se t lo prendiamo tra 0 e 1, vedete, t0 quando parto da 0 sto in 0, 0, quando arrivo a 1 arrivo a 1, 0, quindi mi sto spostando lungo orizzontalmente, e poi è 1t, anzi 1 t meno 1 per t compreso tra 1 e 2. Uno dice, ma perché non metti 1 t per t compreso tra 0 e 1? Lo metto in questo modo per avere un cammino unico, ma se facessi nell'altro modo la somma dei due integrali in quel caso non cambierebbe, perché io starei cambiando il secondo pezzo di cammino con un pezzo di cammino equivalente ed equiverso. Quindi in quel caso la somma degli integrali non cambierebbe, poi lo facciamo proprio. Quindi adesso cosa, se devo fare l'integrale lungo di omega lungo psi, cosa devo fare? Devo fare l'integrale tra 0 e 1 di che? Di y quadro, ma y quadro fa 0, perché qua la y vale 0, in dx, vabbè, dt, però tanto faceva 0. Poi devo fare più l'integrale tra 1 e 2 di che cosa? Di x quadro, cioè 1, perché x vale 1 qua. Scusate, veramente anche qui dovevo fare sempre l'integrale tra 0 e 1 di x quadro dy, non ce l'ho messa perché dy fa 0. Qua ho t quadro per 0, perché y non c'è, quindi per 0. Più, stavolta devo fare l'integrale tra 1 e 2, adesso devo fare sempre x quadro, y quadro, scusate, che è t meno 1 al quadrato dx, ma dx è 0, perché la derivata di 1 è 0, quindi 0 per dt, più l'integrale tra 1 e 2 di 1, perché x quadro, dy, y uguale a t meno 1, quindi dy uguale a dt. Insomma, questo fa 0, questo fa 0, questo fa 0. Alla fine il tutto mi fa 1. Quindi, come vedete, i due integrali sono diversi. Potrei anche avere un altro percorso, per esempio, potrei, che ne so, usiamo
un arco di circonferenza. Questa, quest'arco di circonferenza si è la circonferenza di centro 1, 0 e di raggio 1. Però, quindi, stavolta come devo scrivere la mia curva? La chiamo sin di t. Allora, sin di t è uguale, allora, la x, se chiamo t quest'angolo, è esattamente 1 meno coseno di t, mentre la y è il seno di t. In questo caso, vedete, la curva la sto percorrendo nel verso di percorrenza giusto, cioè la circonferenza la sto percorrendo nel verso orario. Allora proviamo, per t uguale a 0 mi viene 0, 0, per t uguale a pi greco mezzi mi viene il punto 1, 1. Per t uguale a pi greco quarti mi viene 1 meno radical 2 su 2, radical 2 su 2, quindi mi viene effettivamente punto esatto. Ok, adesso andiamo a fare il nostro integrale. Io cosa devo fare? Devo fare l'integrale lungo psi di omega, questo è uguale all'integrale tra 0 e 1. Un'altra volta devo fare y quadro, cioè sen quadro di t per dt, ma la derivata di questo rispetto a t è seno di t, quindi qua mi viene seno di t, dt lo scrivo qua, più l'integrale di x quadro, quindi viene 1 meno coseno di t al quadrato per dy, la derivata di y rispetto a t è coseno di t, dt. Qua è facile confondersi con i segni, proviamo integrale da 0 e 1 di sì, seno alla terza, però non so se mi conviene scriverlo così, mi conviene scriverlo come seno di t meno cos quadro di t seno di t. Che non è senso, se era sul periodo ero sicuro che faceva 0, no? Ma siccome non è sul periodo lo scrivo come seno di t per 1 meno cos quadro. Più qua abbiamo 2 meno 2 coseno di t meno sen quadro di t. Allora, quando faccio il quadrato viene 1 più cos quadro meno 2 coseno. Meno 2 coseno c'è, 1 più cos quadro lo scrivo come 2 meno sen quadro. Qual è il vantaggio di fare tutto questo? Allora, qui mi viene, qua era tra 0 e pi greco mezzi, tra 0 e pi greco mezzi. Allora l'integrale del seno è meno coseno. Allora qui avete cos quadro, la derivata di allora qua, allora facciamo a pezzi. Allora, meno coseno di t, poi la derivata, l'integrale di 2 coseno è più 2 seno di t. Questo è tra 0 e pi greco mezzi. Poi gli altri li lasciamo stare per adesso. Quindi abbiamo più integrale
tra 0 e y mezzi di meno cos quadro di p seno di p, poi abbiamo meno 2 cos quadro di t, poi abbiamo più meno sin quadro di t coseno di t, di t uguale a, allora cominciamo a calcolare questo in pi greco mezzi, questo vale 0, questo vale 2, in 0 questo vale meno 1 e questo vale 0. Quindi 2 quale? Allora questo 2 sta qua, 2 integrale 2 coseno è 2 seno, e meno 2 coseno di t, per coseno di t c'è meno 2 cos quadro, se mi sono perso altro me lo dico, mi sembra di no, poi controlliamo, facciamo un altro controllo. Quindi dicevo, in pi greco mezzi questo vale 0, questo vale 2, in 0 questo vale meno 1, questo vale 0, 2 meno meno 1 fa 3, abbiamo 3. Adesso qua abbiamo 4, abbiamo 3 integrali, ci sono rimasti, no? Perché 2 l'abbiamo fatti e 5, diciamo di 5, quindi ne sono rimasti 3. Allora qua possiamo fare, se facciamo la sostituzione seno di t uguale y, facciamo la soluzione, scusate, coseno di t uguale y, no? Vedete che meno seno di t dt è uguale esattamente a dy, ma quindi questo qua viene l'integrale, coseno di 0 vale 1, coseno di pi greco mezzi vale 0, e qua mi viene y quadro, diciamo, chiamiamolo un altro nome, x quadro, vabbè, no, t quadro dt. Ok? Perché io ho posto, mi piace anche questo, chiamiamolo W quadro di W. Allora, chiamiamolo questo W. Allora, questo è W quadro, questo è DW. Poi, quando t vale 0, W vale coseno di 0 che fa 1. Quando t vale pi greco mezzi, W vale coseno di pi greco mezzi. Poi, anche qua, qua abbiamo meno l'integrale, stavolta pongo W uguale seno di t, coseno di t, dt è dw, quindi seno di 0 fa 0, 1, W è W, e poi mi rimane meno 2 integrale tra 0 e 1 di cos quadro di t, tra 0 e pi greco mezzo, cos quadro di t. Uguale. Allora, questi due integrali sono entrambi negativi, perché questo lo devo girare, entrambi però valgono un terzo, quindi qua mi viene 3 meno 2 terzi, e poi mi viene da fare, devo fare ancora quest'altro integrale qui. Quest'altro integrale pure è negativo, l'integrale del sen quadro più cosen quadro fa 1, tra 0 e pi greco mezzi integrato fa pi greco mezzi. I due integrali è facile vedere che sono uguali, quindi quell'integrale fa pi greco quarti per 2, qua mi viene meno pi greco mezzi. Ok? Quindi mi viene questo numero che comunque vedete è positivo, no? Perché questo è circa 1,57, questo è circa 0,67, quindi circa 2,24, questo viene, se ho fatto bene i conti, dovrebbe venire circa 0,76. Allora, se vi ricordate, questo integrale qua faceva 2 terzi, questo integrale qua faceva 1, e questo integrale non è molto diverso dai due, però è diverso. Ok?
quale motivo? Gli integrali sono diversi ma non troppo. Quindi questo è un, diciamo indirettamente, adesso vabbè, spero di averlo fatto bene, ma diciamo questo poi lo controllate, diciamo, non voglio perdere tempo, perché chiaro che se fossi a compito e ci fosse un esercizio del genere lo ricontrollo, però diciamo tendenzialmente l'ho fatto bene. Perché? Perché gli integrali sono diversi ma non troppo, e adesso vi spiego perché. Allora, se qui ci fosse stato y e x, allora la derivata di y rispetto a x fa 1, la derivata di x rispetto a x fa 1, quindi la forma differenziale è esatta. Quindi quale sarebbe, allora andiamo a fare, quindi abbiamo tre percorsi, facciamolo per esteso questo ragionamento, è un ragionamento estremamente semplice ma interessante, perché appunto è un ragionamento, quando si ragiona è sempre interessante. Allora io ho integrale di omega lungo phi faceva 2 terzi, phi è la curva che ha questo sostegno qua, diciamo. Poi ho l'integrale di omega lungo psi, se non mi sbaglio faceva 1, giusto? E poi ho l'integrale di omega lungo psi faceva 3 meno y mezzo meno 2 terzi. Andiamo a prendere un'altra forma differenziale. Questa forma differenziale, come la voglio chiamare? La chiamo ρ di x. Questa è x, facciamo y di x più x di y. E questa forma differenziale è esatta? Beh, è sicuramente chiusa, perché io se derivo questo rispetto a x fa 1, derivo questo rispetto a x fa 1. Nel caso delle forme differenziali in R2, l'esattezza e la chiusura si riduce a un solo controllo, perché abbiamo solo due variabili e quindi dobbiamo soltanto controllare una coppia di derivate in croce. Chiaro? Chi può essere una funzione di cui questa è differenziata? Io dico che se prendo f di xy uguale xy più costante, se vado a fare df, cosa mi viene? Mi viene y dx più x dx, o no? È evidente. Io derivo xy rispetto a x mi viene y dx, poi derivo questo rispetto a y mi viene x dy. La costante è da sempre derivata a nulla. Queste saranno le uniche, la f si chiama primitiva di omega, saranno le uniche primitive di omega. Quindi come vedete, diciamo le primitive differiscono a meno di una costante, e questo sarà un fatto generale, almeno se a, vedremo, è connesso, cioè è fatto di un pezzo solo. A questo punto, se io voglio andare a fare l'integrale lungo phi di rho, l'integrale lungo psi di rho e l'integrale lungo xi di rho, cosa posso dire? Sono uguali innanzitutto, perché la forma differenziale è esatta. E a quanto sono uguali? A questa funzione valutata nel punto di arrivo, lasciamo perdere la costante che tanto se ne va, x per y nel punto di arrivo fa 1 per 1 che fa 1, nel punto di partenza fa 0, meno 0 per 0 che fa 0, 1 meno 0 fa 1. Quindi tutti questi integrali sono uguali. Mentre se ci
metto il quadrato, la forma differenziale non è più esatta e l'integrale qua rimane uguale, qua scende un po', qua scende di più. Perché? Beh, se ci pensate è abbastanza ovvio. Perché? Allora, dx cosa indica? Indica x' di t dt. Dx indica y' di t dt, cioè dt è positivo perché mi sto muovendo, la t sta crescendo, no? Ma la, il numero che ci devo mettere davanti è legato alla derivata di x e alla derivata di y. Allora vedete, su tutti e tre i percorsi queste derivate sono maggiori o uguali a 0, solo che qua uno dei due, cioè dy è 0, mentre dy è uguale a dt. Qua invece x è 0 e dy è uguale a dt. Qua invece sia dx che dy sono uguali a dt. E qua è una situazione intermedia, però sono ambedue positive, perché vedete, quando mi muovo lungo questa circonferenza, la x e la y aumentano tutte e due. Vedete, la x si mi sposto comunque verso destra, prima poco poco, poi più, e la y comunque cresce, prima molto e poi poco. Quindi quando vado a fare la differenza dei due integrali, in ogni caso abbiamo già stabilito che dx e dy sono qualcosa di positivo per dt in tutti i casi, ma quando vado a fare la differenza, quando cosa avrò? Integrale di y meno y quadro e x meno x quadro, ok? Allora che cosa mi succede? Che siccome sto nel quadrato 0,1 per 0,1, x quadro e y quadro sono più piccoli, sono entrambi positivi, moltiplicati per, diciamo, cose positive da integrare, daranno numeri positivi, infatti questi numeri sono, però daranno dei numeri più piccoli degli integrali questi. E qual è il motivo? Perché y è maggiore di y quadro, x è maggiore di x quadro. Questo è abbastanza evidente. Ok, allora, quindi, diciamo, da un punto di vista logico, i risultati ci stanno. Poi, insomma, se abbiamo sbagliato, l'errore sarà tale che questo numero non cambierà di molto. Però, diciamo, tendenzialmente abbiamo fatto. Allora, un'altra osservazione. C'è un caso in cui l'integrale rimane uguale. Allora, questo perché? Perché se ci andate a fare caso, il primo pezzo dell'integrale è 0, perché questa, anche per la roba, perché x per y calcolato in 1, 0 fa 0. E quindi, cioè, cosa succede? Perché questi integrali sono uguali? Qua sono uguali perché y è diverso da y quadro, ma da x fa tutte e due, in tutti e due i casi fa 0. Il contrario, perché la y fa 0, y uguale y quadro, mentre dx è uguale a dt. Qua invece l'integrale di quest'altro pezzo sul primo tratto fa 0, perché la x è diversa da x quadro quando mi muovo, però è dx che è 0, quindi l'integrale non si muove. L'integrale su questo tratto, la y è diversa da y quadro, ma dx è 0, e quindi qua non c'è differenza, mentre quando mi vado a muovere, diciamo, dy uguale a dt, però qua la x è costante, quindi x quadro è la stessa cosa e quindi mi dà lo stesso risultato. Quindi è interessante come su questo tratto, queste sono due forme differenziali estremamente semplici, questa è esatta, questa no, però l'integrale lungo questo percorso qui, di questa e di questa, è perfettamente uguale. Ok? Quindi sono cose banali, però se non fate questo tipo di esercizi, cioè io non è che posso farli sempre questi esercizi, li faccio una volta, due volte, poi basta, perché poi devo fare esercizi più complicati.
Però voi questo dovete fare, vi dovete mettere lì con i casi più semplici e soprattutto non fatto l'esercizio, mi viene, bello, no. Vedere un attimo di cercare di capire come funziona. Nel momento in cui avete capito come funziona, lo saprete fare anche nei casi più complicati. Viene uguale un caso oppure si può ricavare? No, vabbè, questo qua è, diciamo, dipende dal percorso, dipende da come è fatta la forma differenziale. In questo caso particolare, questo è un ragionamento applicato esclusivamente a questo caso particolare, non è che da qui possiamo dedurre molto. Chiaramente, se io faccio un giro, no? Per arrivare a questo punto e me ne vado per punti dove la x quadra e y quadra sono molto diversi, chiaramente l'integrale può cambiare molto. Questo farà sempre 1. È chiaro? Ok. Bene. Che ore sono?